È la quarta giornata nel campionato Under 21 al Palacasore. Si affrontano LPG Group ed Alma Salerno. I casolani vogliono riscattare la doppia sconfitta patita con la Golden Eagle partner prima in Coppa Italia e poi in campionato. Buon momento di forma invece per i salernitani del tecnico Pannullo, che provengono da due vittorie consecutive. Le due compagini si riaffrontano dopo la prima fase di Coppa Italia, che ha visto la squadra di Cordua vincere al Pala Tuliperi di Salerno. Con le immagini andiamo ad analizzare questa quarta giornata con l'Alma Salerno, subito pericolosa in contropiede con questo passaggio errato di Musella. Parte il capitano Mastrangelo, ma il suo tiro termina al lato. Risponde l'LPG Group, che sfiora l'1-0. Manco per Villa Cidro, che da due passi spara alto e ancora manco a rendersi pericoloso con il suo sinistro peroso, ma l'estremo difensore salernitano dice di no. Gli ospiti sono ancora pericolosi con questa azione, ma la palla finisce fuori. Arriva l'1-0 dell'LPG Group. Il tiro di manco viene sporcato dalla retroguardia salernitana e fucile da sottomisura batte l'estremo difensore salernitano per l'1-0 dell'LPG Group. I padroni di casa sfiorano anche il raddoppio in contropiede con Barbero, che da buona posizione mette fuori la squadra di Pannullo. Inizia a macinare gioco Mastrangelo, serve Calabrese, ma il suo tiro finisce fuori. Stessa azione, ma personaggio invertito. Calabrese questa volta a servire Mastrangelo, che da due passi non riesce a realizzare l'1-1. Ancora Calabrese, ruba palla Musella, ma è bravo Palmese a dire di no. E su tiro libero, sul finire della prima frazione di gioco, Calabrese realizza la rete dell'1-1, che manda le due compagini al riposo sul pari. Con le immagini possiamo ad andare ad analizzare la ripresa con l'LPG Group, che attaccherà da destra verso sinistra, e l'Alma Salerno da sinistra verso destra, con l'LPG che passa subito in vantaggio. Splendido tiro al volo di Fiumarelli, la palla sbatte sulla traversa, Mamarullo di testa realizza il suo primo gol in questo campionato e soprattutto il 2-1 per l'LPG Group. Azione fotocopia. 3 minuti più tardi, Musella serve manco, il suo tiro viene murato, ma ancora di testa Marullo firma la sua doppietta di testa per il 3-1 dell'LPG Group. Ma la reazione degli ospiti non si fa attendere. Rimessa laterale, clamoroso errore di Palmese. La sfera arriva a Finamore, che accorcia le distanze, e il 3-2. Non passano neanche 4 minuti che lo stesso Finamore approfitta di un errore di Matrullo in impostazione difensiva, e l'Alma Salerno raggiunge il pari 3-3 al Pala Casoria, quando l'LPG Group era avanti di due reti. La rimonta la completa il capitano dell'Alma Salerno, Mastrangelo, che in contropiede da questo calcio d'angolo sbagliato dell'LPG Group parte il contropiede Mastrangelo e batte Palmese per il 3-4. Alma Salerno che passa in vantaggio, rimonta completata per gli uomini di Pannullo, che sfiorano anche il 3-5, sempre in contropiede con questo col tiro di Mastrangelo. Palmese non la vede partire, il tiro di Mastrangelo sbatte sul palo ed esce pure sull'azione, sul capovolgimento di fronte Cerbone si divora il gol del 4-4. Il turno di Calabrese, che colpisce il palo ed sfiora il 3-5. Sull'azione successiva arriva il 4-4 di Manco, che fissa il punteggio sul 4-4, che poi sarà il risultato finale. Ma negli ultimi minuti succede l'impossibile. Cordua schiera fucile portiere di movimento e rischia di subire il 4-5 da Mastrangelo. Traversa 5 secondi più tardi di Musella, che prende palla sulla 7-4 e spara sulla porta dell'estremo difensore dell'Alma Salerno, ma il tiro finisce sull'incrocio. Ancora Musella ad impegnare il portiere dell'Alma, ma non c'è niente più da fare. Finisce 4-4 tra Alma Salerno ed LPG Group. L'LPG Group la settimana prossima andrà a far visita al Campobasso, mentre l'Alma Salerno riceverà lo Sciaminate per la quinta giornata del campionato Under 21 Girone R.